Olá a todos que nos assistem. Ciao a tutti che ci guardano. Iniziamo un altro tutorial dell'alimento quotidiano. Questa volta nel volume Tutto Faccio per il Vangelo, settimana 3, cui ha come tema Occhio non vide e orecchio non udì. Questa settimana il messaggio è molto ricco. Prima cosa, l'autore inizia parlando del viaggio di Paolo per mostrarci prima cosa perché Romani viene dopo di prima lettera ai Corinzi, e lui spiega che prima Corinzi fu scritta ad Efeso e poi a Macedonia. In Macedonia, dopo di Efeso, lui è andato in Macedonia e scrisse seconda lettera ai Corinzi, e poi scese fino a Corinto e lì è scritta ai Romani. Quindi Corinzi è stato scritto dopo Romani. Ma la Bibbia venne ai Romani prima di prima lettera ai Corinzi. Ciò mostra che lo Spirito Santo ha la sua sapienza lì e vuol parlarci qualcosa su questo cambio nell'ordine delle lettere. Prima Romani ci mostra il Vangelo di Dio e mostra cosa l'uomo naturale era, com'era perso, non c'era nessuna salvezza per questo, non c'era nessuno ricorso per cambiare la situazione, ma grazie a Dio che il Signore Gesù Cristo, Figlio di Dio, inviato dal Padre, obbedito fino alla croce, e questa morte in croce, nella morte e nella croce, ha fatto la propiziazione per i nostri peccati, ha crocifisso insieme a Lui i nostri peccati, il peccato, il mondo, la vecchia creazione, il vecchio uomo, le ordinanze, tutto ciò ti ha portato pace davanti a Dio e ci ha giustificato. Guardiamo in Romani un po', Romani 5, nel versetto 1 dice così: giustificati dunque per fede, abbiamo pace con Dio per mezzo di Gesù Cristo nostro Signore. Guarda cosa senti, tu che eri ingiusto, non poteva piacere a Dio, ma oggi attraverso la fede, per mezzo di credere nell'opera del Signore, sei giustificato. Siamo giustificati mediante la risurrezione del Signore Gesù Cristo. E oggi non è finita la nostra salvezza. La nostra salvezza è mediante la giustificazione. E poi c'è la santificazione e la nostra destinazione finale è la glorificazione. Nella santificazione abbiamo ancora dei passi dentro la santificazione, che è la trasformazione, la conformazione e la trasformazione, che è la rinnovazione, il rinnovamento della mente. È molto ricco, guarda, vedere che il Signore ci dà la salvezza completa, non soltanto lo spirito, ma l'anima e anche il corpo sarà salvato. Grazie a Dio che siamo stati salvati, siamo salvati e saremo salvati nel futuro. Quindi, questo è Romani, lettera ai Romani. Nel martedì abbiamo veduto come dobbiamo crescere, il processo che è in Romani 8, che inizia la nostra santificazione, iniziando nel capitolo 8, versetto 16. Lo Spirito stesso attesta insieme con il nostro spirito che siamo figli di Dio. Bene. Questi figli di Dio, nel versetto 16, è tecnon,
vuol dire figli bambini, che figli che non sono cresciuti ancora, che non sono maturi, però quando viene questo processo di crescita, quando siamo più santificati, e vorrei dire fratelli, santificazione succede perché Dio è santo, Dio è unico, Lui è distinto, Lui è diverso da tutto ciò che conosci finora. Ecco perché Lui è santo, preparato, perché Lui è santo, unico, singolare. Non c'è nessuno come Lui. Grazie a Dio per il nostro Dio. E noi, come i Suoi figli, riceviamo la Sua vita, la Sua natura santa. E Dio desidera che questa natura santa possa guadagnare tutto il nostro essere dentro di noi. Ma questo chiede un processo di crescita. Quindi, prima siamo figli tecno, ma nel versetto 14 di questo stesso versetto, 14, infatti tutti quelli che sono guidati dallo Spirito di Dio sono figli di Dio. Ma questi figli di Dio, qua è un'altra parola che è huios nella lettera greca. Un figlio cresciuto, maturo. E questi figli maturi, cos'è un figlio maturo? Perché è maturo? Perché è guidato dallo Spirito di Dio. Non hanno una volontà propria. Sono qui per fare la volontà dello Spirito di Dio. Qui è la crescita di vita. Quando sei un tecno, non fai quello che vuoi. Ma quando sei un huios, sei guidato dallo Spirito di Dio. Non è meraviglioso? È meraviglioso questo. Da un'altra parte, non è soltanto essere un figlio huios e questo basta. No, non è questo soltanto. Ma c'è di più ancora, più importante, che nel versetto 17 del capitolo 8 di Romani, che dice così: se siamo figli, siamo anche eredi. Se siamo figli, siamo anche eredi, vedi bene? Non soltanto essere un figlio, ma essere un erede di Dio. E coeredi di Cristo. Se veramente soffriamo con Lui, per essere anche glorificati con Lui. La nostra destinazione non è che fatta da Dio, non è soltanto questo, ma è raggiungere la gloria di Dio. Siamo oggi condotti alla gloria con il nostro Signore Gesù Cristo. Però, dopo di essere un figlio huios, dobbiamo essere eredi, eredi di Dio. Questi sono quelli che hanno interesse per le cose del Padre. Non sono quei figli che non vogliono niente dal Padre. No, questi eredi hanno interesse per le cose del Padre, per la sua volontà, cosa vuole, e lottano per quello che il Padre vuole. Sono uno con il Padre. Ecco perché sono eredi. Dio non consegnerebbe tutto questo, il suo imprendimento, a un figlio che non ha nessun interesse. Dio certamente consegnerà a colui che è maturo, un figlio che è 100% uno con lui, insieme a lui, nello stesso proposito, nella stessa volontà, molto buono. E così che saremo glorificati. E la prossima pagina viene il capitolo 9, 10 e 11, che è scritto per i giudei, quelli come Paolo. Comunque mostra qui che due versetti in Matteo 20, vedremo Matteo anche 22. Guardiamo questi versetti in Matteo 20,
Primeiro versículo 26. Primo versetto 16. Assim os últimos serão primeiros, Così gli ultimi saranno primi, i primi muitos são ultimi, chamados, mas poucos escolhidos. perché molto sono chiamati, ma pochi gli eletti. E 22. poi andiamo al capitolo 22, Versículo 14. nel Logo, versetto parecido 14, com o versículo 16 do capítulo cioè anterior. come il capitolo 14, Muitos são chamados, poiché mas molto poucos sono chiamati, ma escolhidos. pochi gli Quer eletti. dizer, para você Ciò vuol ser dire um herdeiro de che Deus, per para você ir para a te glória, essere un erede di de qualquer Cristo, jeito, di ah, eu Dio, quero ir para a arrivare glória, alla gloria mas non è di Deus qualche disse e modo, acabou. Não é no, assim. in qualunque modo, ma io voglio la glorificazione e questo basta. No, tu devi essere sotto la dominazione di Dio, l'obbedienza, sottomissione a Dio, alla sua volontà. Il tuo essere deve essere cambiato 100%. Non è soltanto questo, ma siamo prima chiamati, in una frase che mi è piaciuta molto nell'Elemento Quotidiano, dice così: i chiamati ricevono la salvezza, ma gli eletti riceveranno la ricompensa. Sei stato chiamato, grazie a Dio. Noi siamo gioiosi perché siamo chiamati, tu sei stato chiamato, ma fratello amato, non basta essere chiamato, dobbiamo anche essere eletti. Se eletti riceveremo la ricompensa. La nostra via è stretta, la via per la perdizione è ampia, ma la nostra via è stretta che ci porta alla vita eterna. La ricompensa. Graças ao teu Il regno dei Signore, cieli. Grazie al Signore. caminhando para quarta-feira, Andiamo avanti a mercoledì. In questo mercoledì, qui parla di raggiungere la maturità. Romani 11. E finendo il capitolo 8, pensiamo che era l'apice della lettera ai Romani. Ma dopo 10-11, Paolo ritorna al capitolo 12, in cui possiamo vedere che sul corpo, la vita del corpo, e noi siamo diversi membri, ma siamo soltanto un corpo, e qui il proprio elemento quotidiano scritto qui è molto eloquente, io soltanto vi leggerò, e così andiamo al prossimo giorno. Quarto parágrafo, ele começa Nel assim: quarto parágrafo dice così: Isso perché é necessário porque em casa questo è necessario? o Senhor individualmente Perché a casa, se avendo comunione sente con il mais Signore, da solo, ci sembra spirituale che siamo molto spirituali. e Posso le poi leggere la depressivo Bibbia, e se vê muito spendere tempo in preghiera entretanto, e ti vedi mais de molto uma vez passa maturo, del tempo convivendo con le persone altrimenti soltanto e con tempo in essa convivenza con le persone, persona nella chiesa, per capire sviluppa un che crescimento non siamo spirituali, perché la nostra poca crescita è molto evidente. Quando siamo con i fratelli, vediamo le loro difficoltà e debolezze, pensiamo che loro sono problematici. Comunque, quando siamo illuminati dal Signore, capiamo che veramente, in verità, noi siamo i deboli, gli imperfetti. Questo momento possiamo umiliarci, ravvederci e riconoscere quanto abbiamo bisogno di prendere la croce per essere edificati coi fratelli. Così saremo maturati tutti i giorni. Mentre vivi da solo, un cristiano solitario da sua casa, che solo legge la Bíblia, e pregando pensi di essere molto spirituale, ma questa spiritualità deve essere provata, passare per un test, e questo só può essere vero quando è possibile vivere con altre persone, altri fratelli, sorelle, nella vita della Chiesa. Così, quando siamo insieme,
nello primo istante giudicheremo uno l'altro, ma quando veramente siamo toccati dalla parola, dalla luce del Signore, vediamo che chi, tu vedi che chi ha bisogno di aiuto sei tu. Noi che abbiamo delle debolezze, delle imperfezioni, quando vediamo questo, soltanto serviamo insieme i fratelli. E questo è buono perché ci aiuta a riconoscere a noi stessi, a umiliarci. E poi, anche se la Chiesa a Corinto è piena di problemi, ma grazie a Dio questi problemi soltanto possono esporre che siamo, una volta riconosciuti da noi che abbiamo questi problemi, Dio può usarci. E poi nel giovedì l'autore parla del contesto storico di Prima Corinzi, della cultura greca, e questo lascio per voi. Questo principalmente è nel capitolo 17 di Atti, spiega perché i greci, a loro piaceva la sapienza, le idee, i pensieri, perché erano abituati a questo, a conoscenza, a idee, perché sono iniziati così nel letto della democrazia, e lì spiega questo per mostrare perché i greci sono così dati a discutere gli argomenti della conoscenza delle idee. E non parlando della idolatria, perché lì la loro religione era politeista, c'era un Dio minuscolo, lettera minuscola, per ogni cosa. Voi sapete questo. Nel venerdì, basicamente, parla del capitolo 17, dopo... Spero che voi abbiate letto, perché questi versetti sono scritti qua nell'alimento quotidiano di giovedì, e va fino al versetto 31. Qui Paolo predica da questo Dio sconosciuto che non c'era qui, che i giudei non conoscevano. Io soltanto vi leggo nel capitolo 17 di Atti un pezzo dal 25, dal 19, qui parla: non dobbiamo credere che la divinità sia simile a oro o ad argento o a pietra scolpita dall'arte e dall'immaginazione umana. Nel 25 diceva: non è servito dalle mani dell'uomo come se avesse bisogno di qualcosa, lui che dà tutti la vita. Il nostro Dio è Dio della vita e lui che dà vita a noi. Il respiro in ogni cosa. Ele é tratto da um solo tutte le nazioni degli uomini perché abitino sulla faccia della terra, avendo determinato le epoche loro assegnate e i confini della loro abitazione, affinché cerchino Dio se mai giungano a trovarlo come a tastoni, benché Egli non sia lontano da ciascuno di noi. Lui è nella nostra bocca, nel nostro cuore. Tanto basta invocare, oh Signore Gesù, tu certamente lo troverai. Difatti in Lui viviamo, ci muoviamo e siamo, come anche alcuni vostri poeti hanno detto, poiché siamo anche la sua discendenza. Grazie a Dio, Lui è il nostro donatore. Quando Paolo ha predicato questo, nessuno voleva ascoltare, parlare della risurrezione, nessuno voleva ascoltare, nessun greco accettò questa parola di Paolo.
Tuttavia c'erano quei due persone. Puoi leggere il versetto 32 e 34. Dionisio e Damaris erano lì. Fra tante persone, questi hanno creduto nella parola di Paolo. Cosa buonissima che tutta la predicazione che facciamo, non dobbiamo scoraggiarti, sempre ci sono quelli che credono. Non è la maggioranza, può essere dei pochi, anche se è soltanto una persona che crede, questa la nostra predicazione vale la pena, questo è molto buono. Andiamo a sabato. Sabato, grazie al Signore, lui parla, prima Corinzi, prima lettera ai Corinzi, 1 e 2. Paolo, chiamato a essere apostolo di Gesù Cristo per volontà di Dio, il fratello Sostene, alla Chiesa di Dio che in Corinto è santificata in Cristo Gesù, chiamati santi, con tutti quelli che in ogni luogo invocano il nome del Signore nostro Gesù Cristo, Signore loro e nostro. Grazie a voi, pace da Dio nostro Padre e dal Signore Gesù Cristo. Che meraviglia, qui dice Paolo, la Chiesa di Dio. Anche se ci sono i problemi nella Chiesa Corinto, tra di loro, non ho bisogno di parlare, voi sapete i problemi, ma quella Chiesa è di Dio. Se è di Dio, cosa vuol dire? Non è perché piacciono a Dio, ma perché la natura di questa chiesa è di Dio, viene da Dio, la natura di questa chiesa è santa, non è vero? Anche che sia soltanto un po', ma crescerà mentre vive la vita della chiesa, questo è buonissimo. Quindi la chiesa di Dio, ai santificati, non soltanto Dio è santo, ma ha messo la natura santa dentro di noi. Noi siamo anche stati fatti santi mediante la santificazione che Dio ci diede, chiamati a essere santi con tutti quelli che in ogni luogo invocano il nome del Signore nostro Gesù Cristo. Amen. Vediamo anche cosa dice sabato. L'autore questa settimana usa il versetto 5, 6, 7, parla così: perché in lui siete stati arricchiti di ogni cosa, di ogni dono di parole, di ogni conoscenza, essendo stata confermata tra di voi la testimonianza di Cristo, in modo che non mancate di alcun carisma, mentre aspettate la manifestazione del Signore nostro Gesù Cristo. Egli vi renderà saldi sino alla fine, perché siate irreprensibili nel giorno del Signore nostro Gesù Cristo. Quindi qui, ai Corinzi non mancava niente, alcun carisma. C'era tutto, la parola, il carisma. Ma, fratelli, l'autore qui ci fa vedere che una cosa è avere la conoscenza della parola. Come i greci erano abituati a usare la sua mente per ragionare, la ragione, loro erano sempre nel campo della conoscenza. La parola è un modo per trasmettere un'idea. E quando ricevi questa parola, ricevi la conoscenza. I greci quindi restavano nella conoscenza, avevano la parola che Paolo aveva dato, ma hanno preso soltanto questa parola nella sfera della conoscenza e non sono andati avanti, perché questo ci può portare l'inganno. Conosciamo tutta la parola di Dio, ma ci manca la realtà di questo. Quindi abbiamo bisogno di
fare attenzione per non essere ingannati, e quando qualcuno viene a parlare con molta conoscenza, e anche noi abbiamo molta conoscenza, pensiamo che siamo meravigliosi, spirituali, siamo oltre ogni cosa, parola, parlata dalle persone. No, affatto. Anche un carisma trasmesso a noi non è nostro. Un carisma è per utilizzare la grazia. Soltanto la grazia più il carisma ci porta al ministero. Allora avere la conoscenza è pericoloso, ci può ingannare. Ma va bene così? Va bene? Non basta soltanto avere la conoscenza per avere crescita. Dobbiamo crescere e la conoscenza soltanto ci fa fermare nella crescita. Dobbiamo avere esperienze. Anche il proprio autore ha detto che era abituato a pranzare con alcuni imprenditori, scriveva nei fazzoletti, i suoi compagni che erano imprenditori volevano prendere questo fazzoletto per portare a casa, ma nel secondo anno erano spariti, hanno avuto la conoscenza e parlavano, va bene, che parola, io non... e poi dove sono loro oggi? Hanno preso la conoscenza, ma non hanno avuto la crescita, che Dio abbia misericordia e che la nostra conoscenza possa diventare in crescita di vita. Finalmente, nella domenica, vediamo qui, basati, no, non vi leggo i versetti, voi sapete, ma basati sul capitolo 19 di Esodo, Dio mostrò il suo cuore, intenzione sua, con la sua volontà, era avere un popolo per lui soltanto, un regno suo. Lui disse al popolo di Israele che loro sarebbero una proprietà esclusiva, particolare, in una nazione santa, se loro obbedissero le parole di Dio. Quindi questo allora mostra che la Chiesa, io questo voglio parlarvi e finisco qui, la Chiesa è una nuova cultura. La Chiesa è una cultura celestiale del cielo, non c'è niente con queste cose del mondo, non c'è niente uguale che si può paragonare alla Chiesa. La Chiesa è dal cielo, nei luoghi del cielo, nei luoghi celesti, ricevendo ogni sorta di benedizione spirituale. La Chiesa è nuova, non si può paragonare a qualcos'altro. Noi per aiutare a crescere nella vita abbiamo il giornale, la parola profetica, abbiamo l'Avanza Giovani, il GFCM, il comportaggio dinamico, Expo Caffè, Expo Libro, c'è API, Cultura Celestiale. Grazie mille. Mi fermo qui. Amen.